Quasi 100 anni fa, proprio in cima al colle dove ora c'è il convento, c'era un castello. Dopo la guerra, com'era ridotta la nostra amata terra? Ma l'importante era di essere di nuovo liberi. Dopo un po', tutto tornò a vivere. Solo il castello rimase abbandonato e chissà come rimase di proprietà del comune. Alcuni anni dopo, tre frati francescani si recarono dal sindaco del paese per rivolgergli una preghiera. Buongiorno, fratelli. Cosa vi porta qui? Vorremmo vedere il sindaco, se non disturbiamo. Ma no, fratelli, accomodatevi pure. Buongiorno, fratelli. Cosa posso fare per voi? Buongiorno, signor sindaco. Avremo bisogno del vostro aiuto. Ditemi pure, fratelli. Per ora siamo soli in tre, ma se voi ci permetterete di costruire un convento lassù, diventeremo molti di più, sempre che crediate che la nostra opera possa essere di utilità qui in paese. E come sperate di riuscire? Con l'aiuto di Dio e con il nostro lavoro. Sì, costruite il convento. Sono sicuro che ci sarete molto utili. Vi daranno gli attrezzi che vi potranno servire e qualcosa da mangiare. E fra qualche giorno verrò su a vedere cosa avete combinato. Che Dio vi benedica. Passarono gli anni. I frati erano cresciuti di numero ormai. Erano 12 e lavorarono tanto e misero tanto amore nella loro fatica. Il convento finì con l'apparire non solo molto solido, ma anche molto bello. Mi congratulo. Il lavoro è stato duro, ma con l'aiuto del Signore... E il Signore vi sarà grato, fratelli. Una mattina come tante altre mattine, il padre portinaio fece una scoperta sorprendente. Un maschietto! È un maschietto! Fratelli, venite! Ho trovato un bambino davanti alla porta! Fratelli, venite! Per terra, l'ho preso e si è messo a piangere. Che è successo? Oh, benedetto nostro Signore! Chi ce l'avrà lasciato? Che ne faremo di questa creatura? È molto graziosa. Fratelli, non dobbiamo affezionarci a questa creatura. Ricordiamoci che qui non possiamo far nulla per lui. Una cosa si può fare. Con il permesso del reverendo padre, possiamo se non altro battezzarlo. Non vi pare? Andiamo. Che nome gli mettiamo, padre? Secondo me dovremmo mettere il nome del santo di oggi. Giusto. E San Marcellino? Chi sarà il padrino? Frate Martino? Marcellino, ego te battizo, in nome de Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. Può mutare di aspetto in 6 anni un albero secolare? Può mutare in quel breve periodo un muro di pietra? Poco niente, vero? Ma com'è cambiato un bimbo di pochi mesi quando lo rivediamo dopo 6 anni? Beh, ora ti descriverò un giorno qualunque della sua vita. Adesso la ripariamo. Ciao. Abiti qui? Da quando ero piccolo ci sono venuto che avevo una settimana. Ho bussato alla porta e... E cosa?
E poi sono rimasta con Brapapina e con tutti gli altri. Non hai un papà? Sì, ne ho 12. 12? E la mamma? Di mamma non ne ho nessuna. Tu sei una mamma? Sì, ho 2 bambini, il maggiore è come te. Manuel! 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 Marcellino! Marcellino! Sono qui! Quella è fra Pappina, sai, addio. Sei bella tu! E dov'eri? Avanti, siediti. Oggi impareremo una lettera molto facile, la più facile di tutti. Vedrai che ti piacerà scrivere. Si chiama O ed è rotonda come la ruota di un carro. Guarda. Sai che ho visto una mamma? Dove? Là fuori. Ti è piaciuta? Molto. Chi è? Manuel. E chi è Manuel? Un figlio. E com'è? E come me, me l'ha detto lei. Non l'hai visto? No. Marcellino, quante volte ti devo dire che lassù non ci devi salire? Lassù c'è un uomo grande che se ti vede e ti prende ti porta via per sempre. Vai a giocare da un'altra parte. Stava fuori invece di starsene dentro. Ha la febbre. Dategli acqua fresca e stia tranquillo. Dovrebbe dormire. Per quella scala non devi salire. C'è un uomo grande. Per quella scala non devi salire mai. Lassù c'è un uomo grande. E se ti vede, ti prende e ti porta via per sempre. Ti porta via per sempre. Thank you.
Aspetta, ora torno. Fretta. Andare, perché fra Pappina mi cerca. Ma domani te ne porto di più. Ti ho portato pane e vino, non so se ti piacerà, ma i frati dicono che fa bene. Se tu scendessi giù, potresti venire a mangiarlo qui. Ti faccio paura. No. Sai allora chi sono? Sì, sei Dio. Tu sei un bimbo buono e io ti benedico. I frati dicono che sono cattivo. Emanuele che dice? Come? Tu lo conosci? È contento? Sì. Parliamo di te. Da oggi in poi tu ti chiamerai Marcellino Pane e Vino. Marcellino Pane e Vino? Mi piace. Ti faceva male? Molto. Era qui con me. Oh, Signore. Io ti vedo sempre e so perché non sei venuto. Signore. Ma tu,
Hai pensato a me come pensi alla tua mamma? Ma anche la mia mamma mi vede sempre. Sì, sempre. A che pensi, Marcellino? Dove sarà la tua mamma adesso? Con la tua. Come sono le mamme? Che fanno? Danno. Danno sempre. Che danno? Tutto. La vita e la luce degli occhi ai figli finché diventano vecchie e curve. Anche brutte? Brutte no. Ora devo andare, mi chiamano. Tu vuoi molto bene alla tua mamma? Con tutto il cuore. Io alla mia di più. Non dovete farvi prendere in giro da un bimbo così piccolo. Dovete aspettare che venga a prendere la roba e fare in modo di coglierlo sul fatto. Devo sgridarlo? No, questo no. Venite a riferirlo a me e provvederò. Bravo Marcellino, tu sei un bambino buono e io ti voglio dare in premio quello che più desideri al mondo. Dimmi, vuoi essere frate come frate Bernardo, come frate Pappina, come il padre superiore? Oppure vuoi che Manuel venga a giocare con te? No, voglio soltanto vedere la mia mamma e poi anche la tua. E vuoi vederla adesso? Sì, sì, adesso. Sappi, Marcellino, nessun sentimento può essere paragonato all'amore che c'è nello sguardo di una mamma quando si posa su un figlio, né all'atroce sofferenza quando le viene strappato. Ma adesso dovrai dormire. Ma io non ho sonno. Ti addormenterò io. Vieni. Dormi, Marcellino. Dormi.